Nelle scorse ore, i fan di Uomini e Donne sono rimasti decisamente stupiti dal messaggio che Gemma Galgani ha pubblicato sui social, una dedica per una persona del tutto estranea allo show di Maria De Filippi, video. La dama del trono over, infatti, ha pubblicato sui suoi social account un breve messaggio dedicato ad un certo Umbi, destando, e non poco, la curiosità di tutti i suoi follower. Il video nel dettaglio, vi segnaliamo che, qualche ora fa, Gemma Galgani ha postato sul suo account Instagram un video in cui la dama torinese si presentava insieme ad un ragazzino che dovrebbe essere un suo nipotino. Nella clip in questione, l'ex di Giorgio Manetti è abbracciata al piccolo Umbi mentre sorride felici sulle note di uno dei brani più celebri di Eros Ramazzotti, un'emozione per sempre. Il video, inoltre, è accompagnato da una didascalia che cita le seguenti parole affettuose: grazie Umbi, i momenti che passiamo insieme sono magici. Nonostante la dolcezza del post pubblicato dalla Galgani, non sono mancate di certo le polemiche e le critiche nei suoi confronti. Molti, infatti, hanno contestato a Gemma la scelta di chiamare il bambino Umbi al posto di Umberto, il suo nome per esteso. La contestazione, comunque, si è placata quando la Galgani ha spiegato di averlo chiamato così soltanto perché si tratta del nome con cui viene chiamato sempre anche dai suoi stessi genitori. Nessun messaggio fra Gemma e Rocco. Contestazioni e polemiche a parte, i fan si stanno chiedendo, in queste ore, se Gemma si stia ancora frequentando con il cavaliere Rocco Fredella oppure no. Molti, infatti, si aspettavano che Gemma dedicasse a Natale qualche messaggio o dedica speciale al cavaliere del trono over, dato che, nelle ultime puntate andate in onda in TV, la loro frequentazione sembrava essere ripresa nel migliore dei modi. A dire il vero, neanche il Fredella, in queste settimane, ha postato sui social qualcosa di romantico dedicato a Gemma. È davvero molto strano da parte sua, dato che, diverse volte, al trono over, ha dimostrato di essere un uomo capace di compiere gesti plateali e sorprendere la donna che frequenta. Uno dei più famosi, infatti, fu la collina che decorò in onore di Gemma all'inizio della loro frequentazione. A questo dono ne seguirono altri, come rose e alberelli della felicità, sempre donati alla Galgani. Comunque sia, qualsiasi cosa sia successa fra Gemma e Rocco durante le feste natalizie, lo scopriremo nelle prossime puntate del Trono Over di Uomini e Donne, video, che verranno trasmesse a partire dal prossimo 7 gennaio, sempre su Canale 5.